Nel bene e nel male, la guerra ha sempre eccitato la fantasia dell'uomo. Non si contano le innovazioni tecniche e scientifiche nate per il semplice desiderio di uccidere. Oggi scopriremo quindi alcune delle idee più strane e delle armi più assurde che la Seconda Guerra Mondiale ci ha consegnato. Tra le tante possibili ne ho scelte 6, e tutte, tranne una, riguardano gli animali. Ovviamente mi dissocio da ogni violenza sugli animali, ma dobbiamo considerare quando queste armi furono sviluppate. Erano tempi molto diversi e molto più disperati, e quindi sacrificare qualche migliaio di animali non era poi un grosso problema. Io sono Massimiliano e questa è Mirabilia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, tutti si erano illusi che non ci sarebbe più stata una guerra. Gli stati, tuttavia, iniziarono ben presto ad armarsi nuovamente. Se uniamo questa tendenza al riarmo con le grandi scoperte tecnologiche e scientifiche di quegli anni, possiamo facilmente intuire come anche il mondo della guerra cambiò completamente. Pensiamo per esempio alle scoperte nel campo della fisica quantistica che porteranno alla fine alla realizzazione della bomba atomica. Uno dei campi più innovativi di studio era quello del comportamento animale, o meglio, dei metodi per influenzare il comportamento animale. Si trovarono quindi molte nuove tecniche di addestramento. E queste scoperte eccitarono moltissimo la fantasia dei contemporanei, anche quando si parlava di guerra. Nacquero così vari progetti militari nel corso del conflitto, ed oggi vedremo alcuni dei più assurdi. Partiamo però dalle basi. Ve lo ricorderete forse da scuola, la grande innovazione della prima parte della Seconda Guerra Mondiale fu la Blitzkrieg, la guerra lampo tedesca, una guerra a base di carri armati. Nessuno aveva usato questa nuova arma in maniera così efficiente prima. Come fermare quindi i carri armati tedeschi? Se lo chiesero in tanti, e fra questi gli americani, che partirono proprio dalle basi. Il problema era serio, serviva un'arma che fosse facilmente disponibile a tutti i soldati del fronte. Altrimenti il nemico avrebbe potuto semplicemente evitarla usando la grande mobilità dei mezzi corazzati. La prima idea degli ingegneri americani fu quindi quella di testare qualcosa che i soldati avessero già nel loro equipaggiamento o che potessero facilmente trovare sul campo di battaglia. Con cosa iniziarono, vi chiederete? Con un sasso. Sì, un sasso anticarro, avete capito bene, un normalissimo sasso che però è ancora oggi conservato nel Museo delle Forze Armate Americane. La domanda era, un semplice sasso scagliato tra il cingolo e la ruota di un carro armato nemico bastava per far deragliare il mezzo? La risposta era no, un sasso non bastava. Ed invece un fucile? Un fucile conficcato fra i cingoli di un carro armato bastava? Purtroppo, ancora una volta, no. Era il 1939 e l'esercito americano non aveva la più pallida idea di come fermare un carro armato. In realtà neanche gli altri ci avevano pensato. In effetti nessuno avrebbe mai potuto immaginare l'enorme sviluppo e l'enorme importanza che avrebbero avuto i mezzi corazzati durante il conflitto. Persino i tedeschi furono sprovvisti di un'arma specifica fino al 1943, quindi potete ben immaginare gli altri. Alla fine gli americani arriveranno ad avere cannoni e fucili specifici e inventeranno il bazooka ed altre armi adatte. Ma questo esempio è perfetto per spiegare come la guerra sia capace di dare una spinta impressionante allo sviluppo tecnologico. Da un sasso a un bazooka nel giro di 3 anni è un bel salto in avanti. Se gli americani non avevano la più pallida idea di come fermare i carri armati, i russi non erano da meno. Soprattutto dopo la rapidissima avanzata tedesca del 1941, l'operazione Barbarossa. Con il solito disprezzo per la vita tipico dell'Unione Sovietica, il generale Panfilov mise a punto un'arma inconsueta, i cani anticarro. Avete capito bene, dei cani appositamente addestrati per la battaglia. In realtà, se vogliamo dirla tutta, i cani in battaglia non sono neanche una grande novità. Li usarono per esempio i conquistadores, ma questa è un'altra storia. L'idea era piuttosto semplice, si addestravano i cani ponendo del cibo al di sotto di finti carri armati. Una volta che gli animali si fossero abituati a cercare il cibo al di sotto dei carri armati, bastava legargli addosso una carica esplosiva da 10-12 kg, collegata ad un'asta verticale sulla schiena dell'animale. Correndo sotto il carro, i cani piegavano l'asta verticale, che attivava così la carica esplosiva, mettendo fuori uso il mezzo, ferendo l'equipaggio e disintegrando in 1000 pezzi il povero cagnolino. Un'arma terribile che per fortuna dei cani dell'Unione Sovietica non funzionò.
Vista da fuori, l'idea è alquanto inefficiente, anche senza considerare la sorte dei poveri cani. Si dovevano infatti addestrare a lungo degli animali che poi venivano uccisi al primo utilizzo, di certo non il miglior modo per fermare l'avanzata tedesca. Nonostante tutto, però, nulla fermò l'Unione Sovietica e il progetto continuò. La prova in combattimento fu anche peggio del previsto. I cani erano spaventati dagli esplosioni e dagli spari e tornarono spesso dai loro addestratori, a volte innescando anche l'esplosivo con risultati fiammeggianti. Alcuni si rifiutarono di infilarsi al di sotto di carri veri, quando non avevano avuto nessun problema con i carri finti, mentre altri invece si infilarono al di sotto dei carri sovietici distruggendoli. Solo pochi riuscirono a fare qualche danno superficiale ai carri tedeschi. Un fallimento su tutta la linea, dunque, che fece però tirare un sospiro di sollievo ai cani sovietici. I cani però non furono gli unici protagonisti di idee belliche e bizzarre. Gli animali del resto sono sempre stati compagni dell'uomo anche in guerra, e la Seconda Guerra Mondiale fu anche l'ultima guerra in cui si vide un impegno massiccio di cavalli e muli. Ma il progresso delle scienze, anche di quelle zoologiche, diede nuove, bizzarre idee agli sviluppatori di armi. Un altro animale che nostro malgrado ci ha sempre accompagnato nella storia è il ratto. Fu così che la Special Operation Executive, la divisione britannica che si occupava di organizzare la resistenza in Europa, pensò a dei ratti esplosivi. Dei ratti morti, spellati, che venivano riempiti di esplosivo e poi ricoperti con la loro pelliccia. Adeguatamente posizionati dai partigiani nei pressi delle caldaie degli accampamenti tedeschi, avrebbero seminato il terrore fra i nazisti. I ratti, infatti, erano molto temuti durante la guerra come portatori di malattie, perciò un soldato tedesco che ne trovasse un cadavere l'avrebbe preso e buttato rapidamente nella caldaia per evitare la propagazione di patogeni. In questo modo, però, senza saperlo, si sarebbe anche fatto saltare in aria. Una soluzione rapida ed economica per spargere il terrore fra le linee nemiche. Purtroppo però i nazisti riuscirono a intercettare le trasmissioni e riuscirono a fermare la prima spedizione di 100 ratti esplosivi ai partigiani europei. Una sconfitta per gli inglesi, ma anche una vittoria di Pirro per i tedeschi. Per fermare l'operazione, infatti, dovettero distogliere molte risorse da altre operazioni che andarono invece a favore dei britannici. Inoltre, la storia dei ratti esplosivi si diffuse, pare, anche fra le truppe, diminuendone così il morale. I topi erano temuti, l'abbiamo detto, ma ancora più temute erano le pulci che li accompagnavano. E proprio le pulci, infette di Yersinia pestis, il batterio della peste, furono usate dai giapponesi come una vera e propria arma biologica. Anche in questo caso non si trattava di una novità. La peste era arrivata in Europa proprio in questa maniera. I mongoli, che assediavano la colonia genovese di Kaffa, in Crimea, lanciarono all'interno della città carcasse di animali in putrefazione. Vi scoppiò un'epidemia e le navi, in fuga verso Genova, portarono la peste in Occidente. I giapponesi realizzarono quindi delle terribili bombe di terracotta, ripiene di farina e pulci infette. La farina avrebbe attirato i topi del luogo, che sarebbero così diventati vettori per le pulci e per la malattia. La terribile arma fu usata su vari villaggi della Manciuria e fu uno dei tanti terribili crimini contro l'umanità perpetrati dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma del resto il teatro pacifico della guerra fu caratterizzato da una crudeltà veramente disturbante. Fu persino progettato un attacco kamikaze armato di queste bombe batteriologiche contro Los Angeles, ma fortunatamente la guerra finì prima. Un altro animale da sempre compagno dell'uomo, a cui di solito non si pensa, è il piccione. Così le autorità americane arruolarono il noto psicologo Skinner per sfruttare i suoi studi sul condizionamento operante, in pratica una specie di addestramento. Quello che ne nacque fu il progetto di un missile guidato da un piccione. L'idea era piuttosto semplice: realizzare un missile capace di individuare un obiettivo e cambiare traiettoria durante il volo per colpirlo. L'idea è stata oggi realizzata grazie ai computer, ma come si poteva realizzare quest'idea negli anni 40 senza i computer? Secondo gli americani, la risposta erano proprio i piccioni. Si sarebbero infatti dovuti addestrare i piccioni a guidare il missile. Da una piccola cabina, posta all'interno dell'ordigno, il piccione avrebbe guardato al di fuori attraverso un piccolo schermo. Una volta individuato l'obiettivo, usando il becco e quattro pulsanti al lato dello schermo, avrebbe guidato il missile fino all'obiettivo nemico. Sembra fantascienza, ma l'addestramento dei volatili iniziò davvero, così come alcuni test. Il programma venne però interrotto durante lo sviluppo, quando si capì che la guida elettronica era una risposta migliore al problema. Il problema era lo stesso che si era posto con i cani russi o con i kamikaze giapponesi.
Gli animali o i piloti sono difficili da addestrare e farli esplodere dopo un singolo utilizzo è prima di tutto uno spreco di risorse economiche, senza neanche aprire la parentesi etica. L'ultimo animale di questa storia è il pipistrello, protagonista di una terribile arma ideata dagli americani sulla scia di Pearl Harbor. L'idea era spargere il terrore fra i civili giapponesi, legando degli ordigni incendiari a tempo ai pipistrelli. Migliaia di questi animali sarebbero stati rinchiusi all'interno di speciali bombe, sganciate sulle città nemiche. A 1000 piedi, circa 300 metri, si sarebbero aperti dei paracadute, che oltre a rallentare la discesa degli ordigni, avrebbero liberato anche i contenitori dei pipistrelli. I piccoli mammiferi, finalmente liberi, avrebbero trovato riparo sotto i tetti delle case giapponesi. Peccato solo che, ormai scaduto il timer, si sarebbero trasformati in altrettante palle di fuoco, distruggendo gli edifici principalmente in legno delle città giapponesi. Un bombardamento incendiario veramente terribile che fu evitato solo grazie allo sviluppo di un'ancor più terribile arma, la bomba atomica. Voi conoscevate queste storie e volete sentirne altre, e ce ne sono altre, posso assicurarvi, ancora più pazzesche sullo sviluppo di armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Fatemelo sapere nei commenti, mettete un mi piace, condividete il video e iscrivetevi. Come sempre, noi ci rivediamo sabato prossimo alle 11 per un nuovo video, e ricordate che questa è Mirabilia e la curiosità salverà il mondo. Che potranno... più le scoperte nel campo della fisica... fisica. Un fucile infilato che stavano assediando la colonia genovese di Caffa e le navi che scarparono terribili bombe di terracotta ripiene di farina e bombe.